non si vogliono le radici cristiane dell'Europa, perché non si vuole questo tipo di società che accoglie chiunque, non si vuole, e si vuole quindi portare avanti una visione, e non dico di antiumanismo, di un umanismo che avrebbe un poco da spartire con una visione che noi portiamo avanti. È evidente che noi non vogliamo uno scontro con nessuno, però dobbiamo renderci conto che non è possibile nemmeno un incontro a qualunque prezzo. Tanti di voi sono insegnanti di religione, quindi bisogna prepararsi a una dialettica culturale. Certo, a scuola non siamo chiamati a fare carantino, ma cultura sì. Cultura, come si è fatta stasera, con Monsignor Giulio Dori, con idee chiare, distinte, precise, da portare avanti a certa altra, sapendo che applicando posizioni culturali molto diverse, si sono aperte. Allora, si va verso uno scontro? Noi non lo vogliamo, ma nemmeno lo teniamo. Non è conciliabile tutto in una stupa di pomodoro dove si può mettere qualunque cosa dentro, da genere a pure altre teorie genetiche e via via. Non è conciliabile tutto. Allora occorre, la chiesa anche in fondo a chi fa parlato dei principi non negoziabili, il povero ha sentito come interviene, ma lo censurano anche lui. Finché parla di questioni sociali, tutti i telegiornali, parla di immigrati, tutte le quattro parte invece, come il centralista ha fatto, di questioni di bambini di aborto, di eutanasia, e la notizia va via veloce, perché un mezzo è dovuto accreditare un po' una certa immagine. Allora dobbiamo essere persone che sono consapevoli della partita in gioco, che ha con serenità, con sorridenza chiunque, noi non vogliamo assolutamente nessun tipo di scontro, ma non accettiamo neppure di dire che va tutto bene. E per cui voi anche, tra di voi che portate avanti il video culturale, il video scolastico, il video di insegnanti di gioco, essere preparati culturalmente per una dialettica, una sana dialettica nei consigli di istituto, nelle classi, con i colleghi insegnanti soprattutto, che tendono a un disprezzo verso la religione cristiana, da essere una posizione in cui si vedeva il cristianesimo come una visione ottimistica della società, difficilmente raggiungibile da tanti, ma comunque con dei valori sostanzialmente condivisi da tutti, questo anni fa, una situazione attuale, voi siete la migliore a me, siete il cristianesimo che avete intorno, è me, e le ragioni ce la fate capire con questo stile soft, tranquillo, ma poderoso, ci vediamo. Una preparazione culturale, una preparazione culturale. Qualcuno dirà, ma se ne ha parlato di didattica e non in alcuni accenni. Tra gli altri avevano trovato tanti sussidi. Certe idee, no, perché sono censurate. Ma sono le idee che cambiano una società. Sono le idee, e se noi non abbiamo dei luoghi come questi di lavorazione culturale, ma poi lo troverà il modo di come fa qualche giorino, qualche tecnica d'animazione, qualche modalità di dialogo con i ragazzi di trasvescenti che sono difficili da prendersi, ma certo che ci vuole fare una lezione didattica, ma ricordate che prima della lezione didattica ci vogliono le idee, e la partita in gioco, l'abbiamo sentito stasera, è proprio il crollo dell'umanismo, quell'umanismo che fa sì che ancora tanti nostri giorni sono le schiavi nel canale di Sicilia a salvare con le acce. C'è un umanismo che regge, ma per quanto vincerà? Però abbiamo già visto che l'umanismo è stato travolto in Europa con il nazismo, con lo stalinismo. È già stato travolto una volta, e già viene travolto oggi. Pensiamo alla strage degli innocenti dei bambini, con l'aborto. E pensiamo a cosa vuol dire la fecondazione eterologa, che genera orfani su orfani per lo sfruttamento di donne. In Toscana non va avanti la fecondazione eterologa, perché non c'è una cosa. Ma trova una donna che si sottopone a tutte le pomodi che la fine sul rischio della salute? E allora che si fa? E si vuole andare a comprare l'estero l'oggi, cioè le donne povere che senza soldi allora vengono schiavizzate e allora sottoposte a tutta una serie di terapie per da ovuli
ai ricchi, che hanno spesso di papiglioli all'interno di due fatti, paralizzo un po' con alcune cose, però che capite bene, il rischio qual è? Di un nuovo colonialismo medico, in cui si va a prendere 700 euro, come ci ha detto il professor Rusnelli, una donna in India, che perché ci dia quello di cui abbiamo bisogno. Questo è un peccato, un decimonio. Capito? Allora occorre anche qui questa vigilanza attenta, proprio per costruire una società che sia degna di una venuta di civiltà, e non semplicemente, che sia semplicemente la riedizione di scenari artistici con lo stalinismo o con il nazismo.